Sindaco, com'è la situazione stamattina nel campo immigrati qui di Rosarno? La situazione è tutto sommato tranquilla, i ragazzi non destano particolari problemi, le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro di vigilanza, quindi auspichiamo in qualche modo che il contagio almeno su quel fronte non si propaghi ulteriormente. Quindi la presenza delle forze dell'ordine è lì costante per monitorare questi immigrati? Sì, la zona rossa tutto sommato mi risulta sia stata abbastanza rispettata, le forze dell'ordine hanno fatto un buon lavoro e anche i ragazzi ospitanti del campo mi risulta che siano tutto sommato tranquilli. Per quanto riguarda mentre Rosarno, cittadini rosarnesi ci sono con qualcuno positivo al Covid? Purtroppo sì, è notizia di ieri. Ci sono 12 soggetti che sono risultati positivi, tra questi vi è anche una bambina che frequenta un istituto scolastico cittadino e abbiamo d'intesa col dirigente scolastico provveduto alla sospensione delle attività didattiche per quella classe e d'intesa con l'ASP stiamo ragionando per sottoporre a tampone tutti questi bambini. Qual è la difficoltà di un sindaco in queste circostanze? Le difficoltà sono purtroppo quelle di affrontare una realtà del tutto inedita per noi e con poche forze a disposizione. Il virus purtroppo, i dati anche datici ieri dal Presidente Conte, è un virus che sta galoppando, i contagi purtroppo aumentano ogni giorno di più. Auspichiamo che anche il DPCM che è stato ieri annunciato dal Presidente Conte possa in qualche modo frenare questa avanzata così preoccupante. Ecco, la palla in un certo qual modo, tra virgolette, è passata ai sindaci. Ecco, come apprendete questa cosa del Presidente? Purtroppo non è la prima volta, i sindaci sono sul fronte e devono assumersi delle responsabilità che in realtà hanno sempre fatto. Purtroppo speriamo che questi provvedimenti possano risultare risolutivi, ma temo che ciò non avverrà. Quindi prepariamoci ancora di più a delle strette e prepariamoci ancora di più ad affrontare un'emergenza che è dietro l'angolo.